Senatrice Taverna, oggi avrà un incontro scontro, diciamo, con il ministro degli interni, con Alfano. Ma perché tutti gli vogliono male a sto povero Alfano? Chi lo vuole far dimettere, chi lo critica da un lato, da un altro, che fa? Non si dedica troppo al ministero degli interni, è troppo impegnativo quel ministero per dividerlo con la leadership del partito. Cioè, la domanda ha già la risposta. No, è fatta su misura per questo momento. Il ministro degli interni Alfano è stato criticato su ogni azione che ha compiuto, perché ne ha fatta veramente una peggio dell'altra. Siamo partiti con il caso Shalabayeva, abbiamo visto definire Vucumpra e poi appoggiarsi al fatto che era scritto sulla Treccani. La Treccani giustamente gli ha detto: sì, noi facciamo presente che esiste una terminologia nuova, ma non è detto che il ministro degli interni la debba usare. E non ultimo, i fatti incresciosi della barcaccia Piazza di Spagna e della partita con il Feyenoord, che sono stati veramente l'esempio lampante che questa persona non ha le capacità per ricoprire il ruolo che attualmente ricopre, un ruolo che ricopre esclusivamente per mantenere in piedi un governo che altrimenti non avrebbe i numeri. Qui Renzi se lo tiene. Renzi se lo tiene perché Renzi ha a cuore tutt'altro che il bene di questo paese, ha a cuore di mantenere in piedi un'associazione a delinquere che sta portando questo paese allo sfascio, è il degno successore di altri due, tra Monti e Letta, che erano servi dell'Europa, è colui che sta facendo esclusivamente quello che gli dice la Merkel. E io vorrei sapere dagli italiani se in questo anno, perché ormai ha fatto un anno, no, di governo Renzi, si sono resi conto se c'è stato un provvedimento che li riguardava o se effettivamente tutto quello che è stato prodotto da questo governo in realtà. Senta, ma restiamo sull'NCD, Lupi e la Lorenzin sono più bravi di Alfano? Signore Dio, la Lorenzin, cioè parliamo del ministro della salute, ma io la cosa che mi domando, noi tante volte siamo tacciati di essere quelle che fanno solamente protesta, ci tengo a precisare che di proposte da parte del Movimento 5 Stelle ce ne sono veramente da poter coprire l'aula di Montecitorio e del Senato. Il problema serio è che queste persone non hanno a cuore e a mente quelli che sono i provvedimenti. Se qualcuno di voi va in un ospedale oggi, e gli ultimi casi terribili della bambina a Catania sono uno dei tanti esempi di come questa sanità sta andando veramente a picco, se ne rende conto da solo. Noi siamo dei portavoce, siamo adesso all'opposizione e facciamo egregiamente il nostro dovere. Se qualcuno invece pensa che il governo nel suo ruolo sta facendo il proprio dovere, beh, me lo venga a raccontare anche a me, perché io non li vedo.